Carissimi amici, siamo qui nel chiostro del convento di Châtillon, dei frati cappuccini della provincia piemontese, con un frate che fa parte della provincia piemontese capoverdiana Padre Euclides. Ecco, è la prima volta che sei qui? È la seconda volta che vengo qua in questo convento. È anche carino, mi piace tanto venire qua. Ecco, Padre Euclides accompagna in questi giri Padre Ottavio. Oggi avete incontrato alcuni amici e il tema è legato alla scuola enologica. È partita questa scuola enologica? La scuola enologica già è partita, che è già dal 20 gennaio, che è stata anche l'inaugurazione, però sono fermati per il Covid e che anche qui in Italia si è fermato tutto, anche a Capo Verde e si è fermato e adesso si pensa anche di ripartire, soprattutto dei corsi che anche i professori della scuola enologica d'Alba dovevano andare giù, non hanno potuto, però si devono rifare di nuovo il programma per ripartire in questi prossimi mesi. Ecco, lì ci sono 30 giovani che però in questi mesi hanno imparato l'italiano, vero? Ah sì, è arrivata anche qua in Italia una lettera che loro hanno scritto, anche a ringraziare, e si vede che anche loro vogliono imparare di più, non soltanto la lingua italiana, ma anche come fare il vino e anche trattare la vigna. Senti, toglimi una curiosità, ma avete una particolare predisposizione a imparare le lingue? Perché io ti invidio a sentire questo italiano e ho saputo che questi ragazzi in pochi mesi hanno imparato l'italiano. Cioè è più facile per voi imparare le lingue straniere? E mi sembra anche la situazione geografica di Capoverde, perché lì passano un po' di tutto, dagli inglesi, portoghesi, spagnoli, anche italiani, e anche noi abbiamo questa predisposizione per imparare. Anche per fare amicizie dobbiamo dire qualcosa, mi sembra anche questo che ci aiuta anche a imparare un po' di più le lingue. Ecco, allora concludiamo con una frase di saluto in portoghese. Ecco, cosa diresti e poi però la traduci? Con un saluto in portoghese posso dire che desejo a AMSES che continua con i suoi progetti e aiutare il povo capoverdiano. Che in italiano che l'AMSES continua con i suoi progetti anche in questa prospettiva di aiutare il popolo capoverdiani. Allora, cercando di imparare un pochino le lingue, perché pur andando parecchie volte a Capoverde il portoghese ancora non lo so, anche se un po' lo capisco, andiamo avanti con fiducia. AMSES c'è.